La situazione epidemiologica nel nostro paese questa settimana tende a peggiorare. L'incidenza di casi di Covid-19 si fissa intorno a 78 per 100.000. Per quanto riguarda l'RT, siamo anche in aumento e ben al di sopra dell'unità, precisamente a 1,21. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica è rispettivamente al 4,4 e al 6,1%, quindi ben al di sotto della soglia critica. Quindi la situazione epidemiologica è in rapida evoluzione, l'incidenza tende ad aumentare anche se non quanto quella di altri paesi europei, ma i vaccini ci stanno proteggendo dalle forme più gravi di malattia. Per questo motivo è bene continuare la campagna di vaccinazione anche con la terza dose per le categorie a cui è stata raccomandata e continuare anche a mantenere dei comportamenti prudenti. Buonasera e bentrovati, una nuova puntata di Una Mela al Giorno. Abbiamo deciso anche questa sera di aprire con la nostra copertina con appunto Rezza che ci dà gli ultimi aggiornamenti in relazione alla pandemia e ovviamente quel riferimento alla vaccinazione è fondamentale, lo stiamo vedendo anche alla luce di quello che sta accadendo nel resto d'Europa, Italia sicuramente avanti da questo punto di vista, ma appunto il Natale è ancora lontano, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane. Buonasera da Andrea Lupoli. Buonasera anche da Roberto Sias, buonasera Andrea, anche a te, bentrovati di nuovo. Rossa come la nostra mela. Martedì, hai visto, si abbina perfettamente, hai visto, bellissimo, in onore della nostra mela al giorno. Hai fatto bene, hai ricordato la nostra situazione epidemiologica, attendiamo naturalmente il futuro bollettino, questa è la situazione, però nel centro del dibattito pubblico e naturalmente politico c'è anche la manovra di bilancio. Sì. E uno sguardo bisogna darlo anche in termini di stabilizzazione degli operatori sanitari, ovvero che cosa prevede la manovra di bilancio a riguardo, dopo soprattutto le richieste che sono arrivate proprio anche dal settore giovanile di Anaao Assomed, no esatto, Andrea? Esatto, ne parliamo proprio con il nostro ospite, un amico di Una Mela al Giorno di Cusano Italia TV, il dottor Pierino Di Silverio, responsabile Anaao Assomed, settore giovani, eccolo qui, buonasera dottor Di Silverio. Buonasera. Buonasera, grazie. È sempre on the road perché appunto non si ferma mai e lo vuole dimostrare anche attraverso una testimonianza diretta, no? Si scherza, ma in realtà il dottor Di Silverio davvero sempre sul campo anche per aiutarci a comprendere alcuni passaggi, in questo caso della legge di bilancio che riguarda il personale sanitario, ovviamente dottor Di Silverio, mi corregga se sbaglio. Dunque, i numeri che a noi ci piacciono tanto, 660 milioni per il 2022 e 625 a regime, sembrano cifre importanti, dottor Di Silverio. Sono cifre importanti, sono cifre che dovrebbero servire per stabilizzare tutti quei precari che dopo le battaglie di anni che avevamo svolto per eliminare il precariato selvaggio durante il Covid erano ritornati alla ribalta, contratti atipici, co-co-co-co-pro, manifestazioni di interesse, chiamate dirette. Bene, questo è un segnale per tutti coloro i quali hanno maturato non più 36 mesi, quindi 3 anni, come recita 175 articolo 11 bis della legge Madia, bensì solo 18 mesi di anzianità, anche di tipo non continuativo, purché almeno un mese abbiano svolto la loro attività durante il periodo Covid. Questo è un segnale importante, è un segnale che ci fa capire che probabilmente una piccola sterzata verso quella stabilizzazione del lavoro del medico si può avere. Naturalmente manca ancora tanto, è un segnale che non risolverà tutti i problemi del nostro complesso sistema sanitario, però indubbiamente può permettere a tanti giovani colleghi che, ricordiamo, hanno combattuto come ormai
è solita dire tutta la stampa, senza armi, con grande coraggio, a costo della vita, e che un segnale di questo tipo lo meritavano e lo attendevano. Assolutamente sì. Dottor Pierino, sicuramente si sta arrivando anche appunto a una stabilizzazione delle persone del sanitario, però con uno sguardo anche al turnover. Sì, lo sguardo al turnover, però in questo momento oserei dire che è uno sguardo non mio, per bensì astigmatico, nel senso che l'abbattimento di quella carenza che per anni abbiamo denunciato avviene con una visione al futuro che è sfocata, come se il prisma dell'ottica del governo fosse, ecco, congenitamente alterato, perché come possiamo apprendere dalla legge, sempre dalla legge di bilancio, vengono stanziati fondi per incrementare fino a 12.000 i posti in scuola di specialità per i prossimi 4 anni, però poi non si pensa che la gobba pensionistica vedrà la sua massima espressione proprio in questo biennio. Quindi le due domande che noi ci facciamo sono molto semplici. La prima è: questi posti a chi saranno dedicati? Se hanno i laureati in medicina, grazie anche a quella scellerata riforma che ha previsto un 21% di aumento dei posti negli ultimi 2 anni, saranno comunque non più di 10-11.000. E chi è che usufruirà di questi posti se non è stata fatta una corretta programmazione delle specializzazioni che realmente sono utili al sistema? Chi usufruirà di queste borse se già oggi, con 14.700 borse per 16.000 partecipanti, il 30% delle borse in medicina d'urgenza è andato perso, il 70% delle borse in patologia clinica è andato perso, il 15% delle borse di anestesia è andato perso? Questo è sintomo di assenza di programmazione, di condizioni di lavoro che non sono più sostenibili per il medico. C'è anche da dire una cosa, dottor Di Silverio, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, esatto, con un suo collega, si è persa a PIL, cioè, è inutile raccontarci, certe specializzazioni hanno perso a PIL nei confronti dei giovani medici spaventati dalla pandemia, che è stato un carico ulteriore da questo punto di vista, ed è chiaro che poi penso alla medicina d'urgenza diventa un tipo di professione che non si può proprio abbracciare, soprattutto alle condizioni attuali, questo va detto, dottor Di Silverio. Guardi, io ritengo che abbia perso a PIL la professione del medico in Italia. Sì. Perché purtroppo noi viviamo una condizione economica, di condizioni di lavoro, una condizione professionale che è ai limiti del sostenibile. Non avere un corrispettivo economico, non dico eccessivo, ma quantomeno in linea con ciò che succede nel resto del mondo e d'Europa. Non avere condizioni di lavoro che ti permettano di poter curare la gente in sicurezza, con i macchinari adatti, in strutture che non siano fatiscenti, esatto, con un turnover e quindi con tempi di lavoro che siano umani. Beh, tutte queste caratteristiche vanno a configurare l'assenza di vocazione, che poi vogliamo chiamarla assenza di vocazione per darle un significato più ermetico, o se vogliamo più etico e sì, etero, va bene lo stesso, però la verità è che il medico oggi è pagato male, sfruttato peggio e lavora in condizioni pietose. O si cambia paradigma, o il sistema sanitario nazionale, che per tanti anni è stato il fiore all'occhiello di questa nazione, sarà destinato a diventare un sistema sanitario non più nazionale, ma o regionalizzato e federato, o addirittura privato. Purtroppo ci siamo, dottor Di Silverio. Qualche tempo fa le chiesi a livello temporale, no, quanto ci avremmo messo, e insomma siamo sempre di più vicini a quella privatizzazione del sistema sanitario nazionale. Lo si vede quando si chiede una prestazione specialistica e la si ottiene in 3 giorni invece che in 3 mesi, e sui costi insomma andiamo quasi a paro, dottor Di Silverio. Guardi, ci sono due fattori che sono parimenti preoccupanti. Il primo fattore è quello cui accennava, ovvero che oggi curarsi nel privato per il cittadino che ne ha possibilità, perché lì poi il gap, è più comodo, perché nel privato non ha tempi di attesa, paga più o meno quanto pagherebbe con il ticket, sì, e ha una prestazione che è una prestazione normale. Nel pubblico ciò non avviene. Il secondo fattore, che però è parimenti preoccupante, è che la sanità, mai come oggi, sta viaggiando a 2 velocità che sono nettamente diverse.
Noi abbiamo una spesa pro capite per cittadino, le faccio l'esempio della regione Campania, che è inferiore di 60 euro rispetto a quanto ogni cittadino ha in Lombardia, di 40 euro rispetto a quanto ogni cittadino può spendere per la sanità, anzi la propria regione può spendere per il cittadino in Emilia Romagna, di 30 euro rispetto a quanto si spende nel Lazio. Cioè la sanità meridionale oggi più che mai, nonostante non più in piano di rientro per a sé per deficit economico, la sanità meridionale è allo sbando, è al totale sbando e non è neanche più colpa delle regioni. Ormai bisogna individuare il vero responsabile. Il vero responsabile è una politica di governo, non solo di questo, ma dei governi, che lentamente ha portato a una disgregazione di uno stato sociale e sanitario del quale i cittadini pagano le conseguenze, perché i medici, dottor Lupoli, se ne vanno. 1500 colleghi nel giro di 2 anni sono andati all'estero, il 32% dei colleghi che oggi può scegliere se andare o no nel sistema sanitario nazionale sceglie il privato. Chiaro, è chiaro, i motivi sono evidenti. Assolutamente. Dottor Di Silverio, andiamo a vedere anche l'attuale naturalmente situazione epidemiologica che stiamo vivendo in base anche alla sua esperienza. Tutti si stanno domandando come sarà questo Natale. Andiamo a sentire appunto le dichiarazioni di Giovanni Rezza, il direttore generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute. Bella domanda, a cui è molto difficile rispondere. Perché? Perché è una situazione piuttosto nuova quella in cui ci troviamo davanti. E naturalmente ne abbiamo discusso a lungo anche con modellisti matematici, insomma, abbiamo un rapporto di lungo periodo per esempio con la Fondazione Bruno Kessler, con la quale abbiamo fatto molti lavori insieme. E il discorso è che in questo momento è difficile fare previsioni a meno che non si abbia la palla di cristallo, come dire, di vetro. Primo. Secondo, c'è un altro problema importante, cioè tante volte si fanno delle predizioni basandosi semplicemente sull'andamento che oggi vediamo, basandosi quindi sul tasso di raddoppio che noi possiamo calcolare dopo le prime settimane di incremento. E questo non funziona perché non sappiamo effettivamente quale potrà essere l'andamento epidemiologico nelle prossime settimane, in quanto potrebbero cambiare i comportamenti, potrebbe esserci una corsa per esempio a vaccinarsi, cosa che in questo momento c'è un po' di stasi, e quindi è difficile fare questo tipo di previsioni. Nei giornali oggi si parlava di un Natale solo tra vaccinati, è possibile? Sarà così? Guardi, il problema della obbligatorietà vaccinale è un problema i cui risvolti etici, morali e anche sociali caratterizzano tutt'oggi l'attenzione e catalizzano l'attenzione dell'opinione pubblica. La verità è molto semplice. O decidiamo che vogliamo uscire fuori da questa maledetta pandemia e allora ci vacciniamo, o in alternativa decidiamo che non ne vogliamo uscire fuori, che vogliamo fare un Natale contrario a quello che il buon Edoardo De Filippo diceva, il Natale in casa Cocchiello, no? Questo Natale si è presentato come comanda di Dio. Bene, se vogliamo essere anche un po' religiosi, non penso proprio che nessuno, neanche nell'alto dei cieli, voglia augurare un Natale come quello che abbiamo trascorso lo scorso anno. Io francamente sono molto preoccupato, ma sono preoccupato non per la curva epidemiologica, non per i modelli matematici che possono indubbiamente portare ad essere un po' più cauti. Sono preoccupato da un'assenza di coscienza che esiste in una porzione non indifferente di popolazione che non comprende ancora oggi quanto sia rischioso continuare a professarsi contro un vaccino che è stato ampiamente sperimentato e ultimamente approvato anche da tutti gli organismi mondiali. Quindi la mia preoccupazione è data da questa infodemia che si sta distruggendo. Dottore, dovremmo fare quindi secondo lei come l'Austria, appunto un lockdown per i non vaccinati, giusto farli andare a fare la spesa, lavoro e qualche breve passeggiata, arriveremo così o forse l'Italia non ci arriverà mai?
non mi faccia dire cose che poi causerebbero delle accuse nei miei confronti di mancanza di democrazia, ma io ritengo che in questo caso non si possa parlare di democrazia, si deve parlare di coscienza, di responsabilità, e l'unico atto realmente responsabile è quello di fidarsi della scienza, perché tutti coloro i quali oggi dicono no ai vaccini, quando sono stati male, quando erano chiusi in casa, della scienza si fidavano, perché ne avevano... La applaudivano, allora, per l'appunto, dottor Di Silverio. Cantavano l'inno di Mameli. Cantavano l'inno, sì. Adesso... ci volevano insignire addirittura delle medaglie del premio Nobel, candidati sì. al premio Nobel, e poi ti dico fatti un vaccino che ho sperimentato prima io, medico, e tu mi dici io non ci credo. Francamente... No, è chiaro, qui siamo fuori da qualunque contesto logico. Mi spavento un po', però questo, per ricongiungerci a quello che dicevamo all'inizio, anche quella mancanza di programmazione. Se vuoi le racconto, come al solito, semplici e piccoli aneddoti. Mi sono recato recentemente in un noto ospedale romano, ho ritrovato la stessa identica situazione del periodo pre-Covid, dottor Di Silverio, quindi con... il settore appunto delle visite specialistiche, con la gente ammassata una sull'altra ma con le finestre aperte, perché chiaramente il Covid ancora c'è, le mascherine e un affanno nel lavorare, nel riuscire ad erogare salute, che mi hanno riportato un po' indietro nel tempo, dottor Di Silverio. Guardi, c'è poco da fare. Il problema dei nostri ospedali e della nostra struttura sanitaria di offerta di cure non poteva cambiare in 6 mesi. Il nostro personale medico e sanitario non poteva in 6 mesi diventare il quadruplo. Quindi il problema serio è che se dovessimo ritornare nella condizione che abbiamo vissuto 6 mesi fa, un anno fa, purtroppo non riusciremmo ancora una volta a rispondere ad esigenze di salute di una popolazione che sta male, cioè non sta male solo di Covid. Oggi si muore di cancro, si muore di patologie cronico-degenerative, si muore di patologie vascolari, si muore, e si muore di patologie cardiache e di tante altre patologie. Allora i nostri ospedali non ce la fanno a sopportare anche o solo i malati di Covid. Questo è il problema serio da affrontare in maniera programmatica. Allora, se noi non sfruttiamo i fondi che arrivano dall'Europa per finalmente ridare al nostro sistema sanitario una dignità di esistenza, io penso che qualunque altro virus molto contagioso farà male. Speriamo che li sappiano impiegare, tra l'altro, quei fondi. Proprio con lei in passato raccontammo, insomma, l'incapacità nella gestione dei fondi europei. Certo. E nella possibilità di impiegarli al meglio, quindi c'è la chiamata diretta, dottor Di Silverio, quella rimane sempre, è sempre pronta, un po' come in televisione per l'appunto, si chiama e si chiede quanti fagioli ci stanno dentro il vaso, e lì ti dicono quanti soldi ci sono nel vaso, e se vuoi vieni a lavorare con noi, insomma, è un bel modello, dottor Di Silverio. Un modello veramente, io francamente... mi chiedo ogni giorno il motivo per il quale un governo che ha vissuto soprattutto questa condizione di crisi sociosanitaria così grande, così imponente, non si possa porre un semplice interrogativo. Vogliamo fare uno studio su quali sono le esigenze di cura dei territori italiani, qual è la carenza di medici, come sono fatti gli ospedali. Infatti, e quali ospedali hanno bisogno di essere ricostituiti. Un censimento sanitario, dottor Di Silverio. Sì, un censimento sanitario. Ma sono domande semplici, non sono domande per le quali esiste un modello matematico, dobbiamo rivolgerci all'Istituto Keller. Infatti. Però poi il direttore sanitario deve rispondere, dottor Di Silverio. Già questo, già siamo in un territorio, diciamo così, un po' scivoloso. Ecco, lì entriamo in un altro ambiente per il quale rischieremo tutti, perché si apre un capitolo enorme. Sanitario. Assolutamente. Parliamo anche di terza dose, perché è un altro tema al centro naturalmente del dibattito. Sentiamo innanzitutto che cosa ha detto Silvio Brusaferro. Purtroppo abbiamo un aumento abbastanza chiaro, perlomeno negli ultimi giorni,
dell'incidenza di nuovi casi di Covid-19, anche se in termini di occupazione di posti ospedalieri, quindi sia di area media che di terapia intensiva, siamo ancora fortunatamente nella gran parte delle regioni a livello nazionale ben al di sotto della soglia critica. Questa naturalmente era la parte relativa all'aumento dei contagi, gliela giro io naturalmente la domanda sì. Sulla terza dose, perché prima si è parlato terza dose per i soggetti fragili, operatori sanitari, adesso è arrivata però invece anche il sottosegretario per Parossileri, l'ha rimanito, sì. La salute, terza dose per tutti da gennaio. Mi sembra lapalissiano commentarlo perché mi sembra corretto. Così come abbiamo deciso di fare la seconda dose e quindi anche la prima obbligatoria per tutti i sanitari, anche la terza deve essere obbligatoria per tutti i sanitari, perché come diceva anche tempo fa Sileri, e io concordo, stranamente ma concordo, non dobbiamo fare in modo che ancora una volta gli ospedali diventino luoghi non sicuri, quindi luoghi non di cura, ma diventino pabulum di infezione. L'unico modo per evitarlo è vaccinare chi negli ospedali ci lavora. È molto molto semplice. La terza dose, peraltro, le dico, io l'ho fatta, non vedo particolari metamorfosi né nel mio fenotipo e al momento neanche nel mio genotipo. I capelli non mi sono ricresciuti. Niente. No, nonostante lo sperasse, però ci sono, assolutamente. Così. Purtroppo però ci sono, titolava il giornale da poco anche così, migliaia di esodati della terza dose, purtroppo. Sì, purtroppo ancora una volta ci ritroviamo a combattere per dare un nuovo avvio a una campagna vaccinale che speravamo avesse preso il volo. Ricordiamo anche che l'Italia è uno dei paesi europei che sta resistendo meglio alla quarta ondata, quindi esatto. Come dire, anche se a rilento, anche seppur con tante difficoltà, la nostra campagna vaccinale, esatto. E le nostre, certo. Metodologie di prevenzione hanno funzionato, quindi come dire, diamo anche qualche segnale positivo, certo. bisogna vaccinarsi, è l'unica arma che abbiamo. Tra poco uscirà anche il vaccino in pillole per chi è agofobico. Perfetto. Assolutamente, magari riusciranno a digerirlo di più in pillola che altro. Usciranno i no pastic sicuramente. Esattamente. Ci sono i fan della pandemia, secondo lei, dottor Di Silverio? Siamo quasi in chiusura. Quelli che alla fine di tutta questa situazione, e parlo in sanità ovviamente, il mantenere un certo tipo di disequilibrio aiuta a mantenere... diciamo così, certi affari in piedi. Diciamo che c'è chi nel caos governa, da che mondo in mondo i peggiori governi vogliono il caos, un po' la politica del divide et impera, nella quale naturalmente alcune, diciamo così, politiche, ecco, di speculazione vanno a nozze, indubbiamente sì, però noi non possiamo lasciarci intimorire, oppure ancor peggio, non possiamo lasciarci diciamo bloccare da teorie o da equilibri che non ci appartengono. A noi ci appartiene invece la ricerca continua della salute della gente, che passa inevitabilmente attraverso delle corrette campagne di prevenzione, corrette campagne di cura e soprattutto permetta corrette campagne di formazione, di informazione, perché senza la corretta informazione rischiamo di incorrere nella infodemia che ci ha accompagnato. Noi ci proviamo, dottor Di Silverio, noi ci proviamo, come sa. Voi lo fate, purtroppo dobbiamo essere sinceri, diciamo che da altre parti la corretta informazione non c'è stata nel momento più delicato di questa pandemia, che ha contribuito anche un po', se vogliamo, ha delle paure che si sono instaurate poi nella popolazione. È chiaro, è anche legittimo, non siamo certo. Qui a condannare, anzi tutt'altro, c'è bisogno proprio di buona informazione per superare poi i disagi e le paure, per l'appunto. Assolutamente. Ci vorrebbe il giorno anche sulle TV nazionali. Sì, noi in realtà siamo canale nazionale. Siamo canale nazionale. Quindi vediamo un gemellaggio. Il gemellaggio, siamo appunto tra i primi canali. Va bene, scaliamo. Deve essere pubblicizzato il palinsesto anche sulla Rai o su altri canali, di modo che
e il modo in cui si fa corretta informazione. Ecco, noi lo presentiamo al nostro editore, noi questa proposta. Ci proviamo, lo vediamo, diciamo. Vediamo cosa si può fare in una sorta di gemellaggio per l'appunto. Grazie, dottor grazie. Di Silverio. Grazie, come sempre ricordiamo, il dottor Pierino Di Silverio, responsabile nazionale Anawassomed settore giovani. Buon lavoro, a presto. Buon dottore. Lavoro, dottore. Grazie a voi, a presto, grazie. Grazie, a presto. Abbiamo, infatti, come viene sponsorizzata l'Unicusano, potremmo chiedere tra i canali Rai e Mediaset se possiamo sponsorizzare anche i nostri programmi. Sì, poi facciamo, te l'ho detto, un gemellaggio, una fusione. Sempre una grande soddisfazione quella che ci danno i nostri ospiti. Assolutamente sì. Fra l'altro abbiamo aperto anche una parentesi sulla terza dose. A tal proposito ci sono diversi articoli che potete trovare sul quotidiano online tag24.it by Unicusano, appunto la pagina tag24.it, ampio spazio alla medicina a 360 gradi e ovviamente una parentesi speciale e particolare legata proprio al Covid-19 e anche alle vaccinazioni, quindi credo che possa essere uno strumento in più che andiamo ad aggiungere proprio per cercare di completare, no, questo quadro di informazione che ha bisogno appunto di tanti tasselli. E a proposito di Tag 24, sì, abbiamo anticipato, per chi naturalmente segue il sito e per chi non l'avesse seguito può andare a vedere, anche la seconda parte che affronteremo oggi. Già. Un argomento interessante? Spoilerare? No. No, perché devono andarlo adesso a vedere nella pubblicità, durante la pubblicità. Giusto. Vanno a vederla su Tag 24. Cercatelo, cercate, perché abbiamo lì un argomento interessante. A tra poco, pubblicità.